Ciao a tutti signori, bentornati in questo nuovo video. Smetto di iscrivermi mentre sto facendo queste cose. Siamo tornati su Clash Royale, finalmente, dopo un bel po' che non giocavo a Clash Royale perché non c'era niente di interessante da far vedere, hanno inserito tante belle cose, ma io ero in stagione, lavoravo come un disgraziato, ma adesso siamo tornati. Clash Royale avrà un appuntamento non fisso il mercoledì, cioè penso di portarlo comunque una volta a settimana. Ci facciamo una giocatina Clash Royale, non so parlare, in cui facciamo diverse cose insieme. Lo pensavo di portarlo anche in live su Twitch. Sfida scontro tra leggende, molto bella. Purtroppo ho già registrato il video, ma non l'ho registrato, quindi lo devo rifare. Bravo Jack, sei molto sveglio Jack, bravo Jack. Ok, a parte le minchiate, iniziamo subito. Un mazzo dove devi utilizzare solo carte leggendarie. E aspetta che abbasso un pelo l'audio di gioco. Devo utilizzare solo carte leggendarie. Ci sono penso tre mazzi. Li ho usati già tutti. Perché tre mazzi, fai presto a finire. E va bene, so cosa contro. Posso vincere tranquillissimamente. Anche se ho buttato lo stregone di ghiaccio dalla parte sbagliata. Allora, l'unica cosa di cui ho paura, e quindi aspetterò a tirare molto il drago infernale, perché so che di là c'è un mago zap, e il mago zap... Benissimo, bravo. Tiriamolo di là il mago zap, tipo da starmi, scopo... qui ci devo cacciare qualcosa per tenermeli un po' cagati, perché altrimenti prendo un botto di danni. Bene, 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 sono contento. E attacco double fast, attacco sia da una parte che dall'altra e spero di fare dei danni. Lui deve sopravvivere a un brutto attacco, veramente un brutto attacco. Probabilmente il boscaiolo arriva talmente danneggiato che non serve neanche. Lui gli tocca far così e io gliene metto un'altra perché sono antipatico. E attacco sempre su due fronti, continuo a tenerlo completamente massacrato. Va benissimo, quasi quasi manco lo difendo, non serve, perché tanto mi dà tre schicchere alla torre, ma non è un grosso problema. Gli ho ridotto le sue a veramente poca vita. La fire palla non basta per distruggergli però quella di destra, quindi penso che gli dovrò fare un altro micro danno in qualche maniera. Allora, il mago zap l'ha appena tirato, quindi andiamo giù di scintilla. Ah, che dolore. Veloce il barile barbarico, perché qui rischia veramente di tirarmi giù una torre. Non rischia più di tirarmi giù la torre perché sono stato bravo. E adesso gli utilizzo il trucchetto Princess dall'altra parte. Ah, che dolore il razzo. Però adesso non c'è l'elisir, caro mio, e io quella torre lì te l'ho fatta fuori. Benissimo, una torre è andata, ne manca una. Questi ragazzi al giorno d'oggi che giocano strani. Giocano, tiriamo un pescatore per perdere un po' di tempo. Mi sta bene. E adesso devo stare attento perché forse lui ha il mago zap. No, ha un po' degli antipatici piccoli e rognosissimi. Scintillozza. Forse ho perso la torre, ragazzi. Però lui gli arriva un push addosso che fa. Anzi, senza il forse. Io ho perso la torre, ma lui gli arriva addosso uno di quei push che sono davvero brutti. Bene, sono molto contento. Se. Tirata giù anche la prossima torre e innestiamo un altro po' di personaggi fastidiosi. Perfetto, quella l'abbiamo tirata giù. Altra scintilla qua dall'altra parte. E abbiamo chiuso la partita vittoriosa. Mi sento orgoglioso, l'ho tenuto bello pushato. Prima partita andata, ne mancano due. Volevo dire, Clash Royale, non so perché, adesso vi faccio vedere l'arena dove sono arrivato, Roby, tanto non è un grande... Allora, al momento sono sfidante 3, sono salito poco tempo fa perché con la chiusura della scorsa stagione ero comunque arrivato a maestro 1, quasi maestro 2, ma non ho giocato così tanto. E al momento sono sfidante 3 e tra poco passerò a maestro e mi sembra che il gioco sia più semplice, cioè... non so, a me sembra più facile vincere, un po' più facile vincere ovviamente dove sto io, cioè se prima facevo fatica a superare sfidante 1, adesso arrivo a maestro 1, maestro 2, la differenza c'è, non è uguale. Comunque, seconda partita del giorno, partiamo. Ok, ho il mazzo che ho schiantato prima, va bene, mi sta abbastanza bene.
Il fatto che secondo me il ragazzo ha usato male l'arciere magico. Anche se l'arciere magico è una delle carte veramente squishy di questo gioco. E questa mi sarà una carta chiave perché qualsiasi mazzo mi troverò contro sarà fondamentale. Io una rocket. Te lo tiro sì, te lo tiro. E l'ho anche sbagliato il rocket, penso che bravo. Però l'ho presa in testa per l'amor del cielo, però il rocket l'ho sbagliato. Devo prendere la torre. Ah, sono scemo. Ma perché non so giocare? Va bene, vediamo un po' cosa fa lui. Non fa niente. Ma. E questa sarà un problema usarla. Ok. Ah, no, quello fa male, quello fa male. E quello come lo tengo? Un attimo, questo è il mazzo più pippa, secondo me. È difficile da usare. È difficile da usare, teniamolo indietro il più possibile finché posso, ma qui mi becco i danni seri. Mi becco dei danni veramente seri. Chiarolo, sei forte quel mazzo lì. Vai, zap, bene. La torre l'ho persa in maniera imbarazzante. Anche perché non ho carte che mi permettano di fare delle cose interessanti, purtroppo. Già ho sbagliato la razza all'inizio, è stata notevole, direi, però. Ottimo, questa partita mi sa che la perdo perché questo è il mazzo più difficile da usare. Vediamo boscaiolo al volo e cimitero. Vediamo come reagisce. Ok, con la furia dovremmo essere un po' più coperti, non tanto. E ora ho un problema a difendermi come prima. Ho lo stesso problema a difendermi, adesso tiro la tronca, ma la torre è andata giù ormai. Ora è andato ormai giù e questo mazzo non può difendersi praticamente, ha poca difesa. Va bene, partiamo di Mastino. Il Mastino è l'ultima mia chance probabilmente di riuscire a gestire la questione perché lui gioca così, non è male, non è male. Ok, quello è un problema, ma io diciamo che faccio così, così e così. Cerco di gestire al meglio le possibilità. No, che fastidio mi hai messo. Niente, qui è situazione molto tragica, molto tragica. Non riuscirò mai a tenere mano. Questo mazzo è veramente difficilissimo da giocare. Perché per l'amor del cielo, quella l'ho tirata così, ma la tiro giù giusto perché così passo la linea da sud, però. Questo mazzo è veramente difficile da giocare. È brutto da dire. È il mazzo più brutto tra i tre, probabilmente. Comunque va bene, siamo qua. Seconda partita fatta, andiamo alla terza. Chiusa la partita. Terza partita vinta. Non avevo. Vedete, questi due sono i mazzi che, insomma, sono più difficili da giocare l'uno contro. Cioè, sono quelli che hanno più chance di giocarsela l'uno contro l'altro. Quello col mastino, mi dispiace, ma è quello più svantaggiato secondo me. Bene signori, spero che la puntata. Ah, ringrazio i Vikings, è il clan dove sono attualmente, che sono molto bravini. Ci gioco volentieri, sono simpatici, giocano, fanno poche pippe. Insomma, sono contento, li saluto. Bene ragazzi, spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi e mangiare tante banane che hanno il potassio. Spero che la puntata vi sia piaciuta. Alla prossima volta.